Sei sintonizzato su Radio K2. Buonasera. Terzo incontro di questa Quaresima del 2016. Visitare gli ammalati è il tema. Il commento doveva farlo Mario Opes, ma per impegni sopraggiunti non ci sarà. Quindi dalla panchina si alzerà il parroco, Don Franco, che è sempre pronto a entrare nel momento del bisogno. Rispetto all'esperienza di Mario Opes non ho niente da invidiare riguardo a questo compito, che oltre a sentirlo in termini istituzionali da sacerdote, lo senti anche come impegno personale, e sono tanti che possono testimoniarlo. La parte musicale è del coro Lolek Vocal Ensemble, che non c'è bisogno di descrivere, parlarne, eccetera, si deve solo ascoltare. Sotto la direzione di Barbara Agnello, che riesce sempre con maestria, come in cucina, mette insieme tanti ingredienti e riesce sempre a trovare un'amalgama e una soluzione eccezionale. Nella prima parte ci faranno ascoltare Exaudi Domine di Perosi, Ognun Mentenda di Anonimo e lo Stabat Mater di Tartini, mentre al termine del commento di Don Franco, vice Mario Opes, sentiremo il Dulcis Christe di Grancini, O Corso Ave, lauda medievale di Anonimo, e l'Ave Maria di Fauré e l'Ave Verum di Fauré. Io, prima di passare però la parola, o la voce meglio, al coro, volevo parlarvi dell'esperienza personale. Come molti sanno, io lavoro in ambito sanitario. E dall'interno, anche se dall'interno, si può capire quanto possa essere importante il fatto di visitare gli ammalati. E avendo lavorato per tanti anni in ospedale e soprattutto in un reparto pediatrico, quando ancora non era applicata la legge regionale che esisteva già dal 1989 ma che era disattesa, i genitori, i parenti entravano a visitare i bambini alle ore canoniche, dall'1 alle 2 e dalle 7 alle 8. Quindi in quell'epoca, perché non è finito nell'89, ma siamo andati oltre come anni al divieto della presenza del genitore nel letto del bambino. Quindi a quell'epoca a distrarre, a far giocare e intrattenere i bambini ci pensavano i medici e il personale sanitario che era all'interno della struttura. E in quegli anni i ricoveri pediatrici erano tanti. Recentemente una persona sulla Trentina mi ha fermato riconoscendomi e chiedendomi se ricordavo quando lo portavo sulle spalle nei corridoi del reparto. Chiaramente non ricordavo, anche perché non l'avevo fatto solo con lui, ma mi intrattenevo un po' con tutti proprio a giocare. Ricordo anche qualche calcio alla palla o parlando con loro. Mi divertivo ad esempio quando, soprattutto nei più piccoli, giusto per vedere le reazioni, raccontando una favola mischiavo i personaggi di altre favole e venivo corretto e richiamato a raccontarle giuste. Quindi pochi esempi in pediatria per significare quanto è importante e gradita la presenza di altri da parte delle persone ricoverate, che vedono un sostegno, una luce, una persona diversa da quelle in divisa ospedaliera che le circondano tutto il giorno. E qui l'utile lavoro dei volontari che attualmente dedicano il loro tempo per quest'opera di misericordia, anche perché attualmente se non ci fossero loro non so come sarebbe l'assistenza con tutti i tagli di personale sanitario. Scusate questi pensieri personali che dovrebbero essere patrimonio comune di chi sta con il camice,
ma a volte capita che ci si rende conto dell'assistenza al malato solo quando si passa dall'altra parte, indossando il pigiama. Ho voluto comunicarvi queste mie esperienze e sensazioni che ben si inquadrano nelle riflessioni odierna, senza nulla togliere a chi farà la vera riflessione sul tema. Diamo ora la parola al coro Lolec Vocal Ensemble. Thank you.
Prima di leggere la bella riflessione che è stata preparata per questa sera, volevo fare di testa mia una piccolissima introduzione. L'argomento ci riguarda tutti, perché all'interno delle opere di misericordia corporali la visita agli infermi è qualcosa che in maniera quasi naturale facciamo tutti, a partire dalle nostre case, dove talvolta l'accadimento o gli accadimenti della vita ci portano ad avere una persona malata. Allora il punto di partenza penso che sarà questo. Questa opera di misericordia corporale ci invita a visitare gli infermi, nel senso di vedere, osservare, soffermarsi, preoccuparsi di chi è malato. Il punto di partenza è per me la parabola del giudizio, che è la parabola di Matteo. Quando, Signore, ti abbiamo visto malato, assetato, eccetera, le opere di misericordia. E quando soprattutto Gesù dice: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché ero infermo e mi avete visitato. Gesù si identifica col malato e non chiede al credente di guarire il malato, ma di visitarlo. Ecco, questa è una sottigliezza che dobbiamo mettere in evidenza. Non ci dice vai da malato e quindi lo devi guarire, ci dice soltanto di visitarlo. Come? Vedere, osservare, soffermarsi. È da notare che nel Vangelo di Matteo non è riportato alcun insegnamento di Gesù sul significato della sofferenza o della malattia, ma sono riportati soltanto gli incontri di Gesù con i sofferenti, che non sono stati tutti guariti, perché la guarigione sono segni e non soluzioni, ma sono stati sempre accolti. Gesù ha mostrato la sua compassione verso chi soffre, prendendo le distanze dalla concezione, allora assai diffusa al tempo di Gesù, che la sofferenza fosse una conseguenza del peccato. Ha ricordato però che l'uomo, compreso lo stesso malato, ha bisogno di perdono e di senso, non soltanto di salute. Tuttavia, noi siamo chiamati anche ad evangelizzare la malattia ed aiutare il malato a scoprirne il senso. Evangelizzare la malattia significa renderla conforme al Vangelo, incanalandola nel solco della sofferenza di Gesù Cristo. Nel cammino in cui il malato cerca di dotare di senso la sua malattia, di scoprirvi il significato anche per la sua fede, si colloca l'importante compito di chi accompagna il malato. Ecco, questo è un altro punto fermo. Il malato non deve mai sentire la sua vita come la vita di un isolamento o di un isolato o di un'isolata. In Italia, come in molte altre nazioni, è in corso di attuazione la legge della riforma sanitaria, o meglio, ci sono tante varie riforme dal 2012 in poi. Sono andato a guardare un po' tante riforme o riformine che sono state compiute in tutti questi anni, no? E ogni riforma, credo che il politico che fa le riforme pensa di dare un significato al progresso sociale. Penso che questa è l'intuizione che lo spinge a fare delle riforme. La sua traduzione pratica, però, di ogni riforma incontra sempre tante difficoltà. Il malato, oggetto di ricovero e di cura, va informato con pazienza, umanità e chiarezza sulla natura delle cure a cui viene sottoposto. Egli deve partecipare attivamente al principio e al processo del suo recupero. Il nuovo contesto socioculturale ha avuto un riflesso all'interno della Chiesa, superando l'atteggiamento ascetico della pia rassegnazione e accettazione della malattia. La visione cristiana si assume il dovere della lotta contro la malattia, senza incorrere nella prospettiva radicalmente secolarizzata, che emarginerebbe ogni lettura religiosa della malattia.
sto parlando dell'eutanasia, dal punto di vista antropologico, essa costituisce un'esperienza forte, capace di apertura profonda verso Dio. Quindi l'azione pastorale, che è di tutta la Chiesa, non è soltanto del sacerdote o dei catechisti o di quelli che consideriamo gli addetti ai lavori, l'azione pastorale deve presentare il malato come il prossimo secondo il Vangelo, in maniera partecipe e trasparente, sincera e profondamente umana. Anche quindi il messaggio spirituale si sviluppa a partire da un trasparente contatto umano, eccetera. Poi ci sono altre riflessioni che vi lascio, cioè le lascio un po' qui. Invece vado alla lettura della riflessione che ci ha proposto il dottor Mario Opes, visitare gli infermi. Lui inizia così, con una citazione. Papa Francesco, rispondendo ad un intervistatore alla domanda se fossero ancora valide per il terzo millennio le famose opere di misericordia della tradizione cristiana, ha risposto: sono attuali, sono valide, forse in qualche caso si possono tradurre meglio, ma restano la base per il nostro esame di coscienza. Forse allora merita una traduzione anche l'invito a visitare gli infermi. Cosa significa visitare? Chi sono gli infermi? E in che modo visitarli può essere considerato un'opera di misericordia? Come ci ricorda lo storico della medicina Giorgio Cosmacini, la parola visita deriva dal latino visito e significa vedere più volte. In questo senso si parla di visita medica, ma visere significa anche andare a trovare qualcuno. E Tacito utilizza questa espressione proprio per indicare la visita del malato. Anche nel Vangelo questo verbo è utilizzato con lo stesso significato. Ero malato e mi avete visitato. Ma chi sarebbero oggi gli infermi da visitare? È chiaro che l'invito a visitare gli infermi si riferisce a persone in un particolare stato di bisogno che non possiamo considerare presente necessariamente in tutti i malati. La cultura contemporanea, identificando la salute come un completo benessere fisico, mentale e sociale, finisce per ampliare enormemente l'area della malattia, favorendo in pratica la medicalizzazione di tutte le fasi della vita. Chi è allora l'infermo che dovremmo andare a visitare? È forse solo colui che soffre o piuttosto chi deve affrontare la solitudine a causa della malattia? Oggi, scrive il teologo Giuseppe Angelini, le possibilità enormemente cresciute di diagnosi e di cura hanno vistosamente mutato la percezione della malattia. L'obiettivo del sollievo e del benessere è privilegiato rispetto a quello del bene e ciò comporta la rimozione della questione morale. Così il malato rischia di restare solo di fronte alle scelte da compiere. Questo ci fa pensare che il bene non si possa ridurre al sollievo della sofferenza, ma debba andare oltre e tendere a realizzare il bene integrale della persona, che comprende anche la dimensione spirituale. Inoltre, proprio la solitudine è sempre stata l'elemento più evidente dello stato di malattia, se si pensa che un tempo l'infermità coincideva di fatto con la malattia contagiosa e in questi casi era necessario l'isolamento. I lazzaretti, infatti, venivano costruiti fuori delle mura della città e i malati tenuti lontani. L'apartheid del malato. D'altra parte, è la malattia stessa a favorire l'isolamento. Scrive infatti il bioeticista Paolo Cottorini: la malattia concentra anzitutto l'attenzione del sofferente su se stesso e in qualche modo lo isola, coartando, non quindi escludendo, ma indebolendo, la sua disposizione alla prossimità. Visitare gli ammalati potrebbe essere così un modo per recuperare alla relazione chi è stato o si è isolato, piuttosto che una semplice condivisione della sofferenza. Ma la visita al malato come segno di compassione, patire insieme, condividere la sofferenza, non può essere considerata automaticamente un atto di misericordia. Karl Rahner, uno dei più grandi teologi del Novecento, osserva che quando un uomo è misericordioso con un suo simile,
diventa non raramente condiscendente e gode di questa condiscendenza. E si chiede pertanto se non possa sembrare che a chi si usa misericordia non venga tolta la sua ultima dignità. Si potrebbe dire, aggiunge Rahner, che la vera misericordia debba mirare ad annullare se stessa, perché scompaia il veleno della sua essenza, cioè l'orgoglio. Chi può dare senza sentirsi orgoglioso del dono? Chi può ricevere senza perdere in ciò la propria dignità? Rahner ritiene che può dare senza chinarsi benevolmente solo chi sa che ha ricevuto se stesso e il proprio dono in prestito per trasmetterlo. Per cui non trasmette il suo, ma ciò che ha ricevuto in dono, perché non gli è stato dato per conservarlo. Nella nostra misericordia, ci ricorda il cardinale Casper, il prossimo presagisce qualcosa del miracoloso del regno di Dio e questo irrompe segretamente. Perciò la misericordia è molto più di una prestazione sociale, è molto più di un'organizzazione caritativa e sociopolitica. Ma anche gli operatori sanitari sono chiamati ad azioni misericordiose nei confronti degli ammalati. E come potremmo tradurre l'invito a visitare gli infermi rivolto a medici e infermieri? Certo, non si può pensare di soddisfare questo dovere attraverso l'espletamento delle normali prestazioni professionali, che comprendono certamente la visita dei malati. Una delle derive della medicina moderna sta probabilmente nella tentazione di abbandonare al loro destino gli ammalati, per i quali la medicina non dispone di strumenti capaci di garantire la guarigione. In questi casi accade spesso che i medici, che fino ad allora avevano seguito il malato, dichiarino la loro impotenza e interrompano i rapporti col malato. Anche in questo caso il paziente si trova ad affrontare la malattia da solo, proprio nel momento più difficile della propria vita. Evitare l'abbandono del malato, non più suscettibile di guarigione, potrebbe essere allora per gli operatori sanitari la modalità di attuare l'invito a visitare gli infermi. Un'ultima riflessione merita il fatto che parlare di opere di misericordia corporali significa dare al corpo una rilevanza che a volte viene eccessivamente sacrificata a favore della dimensione spirituale. È un rischio che corre la società globale, ci ricorda il teologo Maurizio Chiodi, che tende a cancellare le relazioni di prossimità e dunque il corpo proprio, perseguendo l'idea di una felicità astratta. Sarebbe però una falsa misericordia quella di chi pensa di stare vicino agli ammalati, assecondando richieste di eutanasia o nascondendo la verità sulla situazione del malato, prospettando magari possibilità di guarigioni inesistenti. Aiutare l'ammalato ad accettare la malattia e ad affrontarla, quando non è possibile ottenere la guarigione, è invece il vero atteggiamento misericordioso. Misericordia, ci ricorda Papa Francesco, è la legge che abita nel cuore di ogni persona, quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Mario Opes.
Abbiamo terminato i ringraziamenti doverosi, prima di tutto al coro Lolec Vocal Ensemble, oggi 15 voci di ragazze. Per loro vale la regola matematica: cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, ma migliora, grazie alla precisa direzione di Barbara Agnello. Ringraziamo Don Franco, sempre disponibile a uscire dalla panchina per tappare i buchi, con i suoi spunti riflessivi pratici del visitare gli infermi, che ci hanno fatto riflettere, e con la lettura della del commento di Mario Opes, ricco di tante citazioni. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 10 marzo, dove ci sarà un doppio commento su due opere di Misericordia Corporali. La prima, Vestire gli ignudi, dove ci sarà il commento di Suor Anna Maria Floris, e la seconda, Alloggiare i pellegrini, con commento a sorpresa, lo vedremo giovedì prossimo. La parte musicale invece sarà affidata alla corale Don Vittorino Fiori. Ho fatto rimanere il coro lì perché sicuramente avranno qualche altra cosa da proporci. Sì? Allora, ascoltiamo.